Curare la qualità della nostra alimentazione dovrebbe essere una priorità. Ma quanti sanno che nella dieta mediterranea si nascondono preziosi alleati utili a prevenire l'insorgenza di tumori? Al Dipartimento Gianfilippo Ingrassia, Area Igiene e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Catania, un'equipe di ricercatori sta conducendo uno studio epidemiologico sulle donne dell'area metropolitana di Catania per dimostrare come un profilo dietetico sano e ricco di folati possa contrastare gli effetti dannosi degli inquinanti atmosferici e di stili di vita scorretti. I risultati della nostra ricerca, o i risultati attesi della nostra ricerca, sono quelli di determinare i profili di alimentazione protettivi contro i tumori nella popolazione di donne dell'area metropolitana di Catania. L'obiettivo principale della nostra ricerca è quello di definire quali siano i profili dietetici delle donne associati ad una protezione contro il cancro. Questo è un obiettivo ambizioso, però noi già abbiamo delle evidenze scientifiche pubblicate, sono degli studi europei, l'EPIC Study, che è l'European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, che ha dimostrato come una aderenza alla dieta mediterranea di fatto protegge dal rischio di cancro. Noi abbiamo la possibilità di condurre uno studio epidemiologico molecolare che ci consente di non reclutare decine di migliaia di casi in uno studio prospettico così come nell'EPIC Study, ma soltanto centinaia di casi, di cui però possiamo studiare gli effetti a breve termine dell'alimentazione in termini di biomarcatori molecolari. I folati o vitamina B9 sono donatori di metile e quindi, in quanto tali, sono i principali micronutrienti attraverso i quali si realizza, attraverso la via metabolica dei folati, la metilazione del DNA. Una buona assunzione di folati protegge dal cancro e in particolare dal secondo cancro femminile più frequente, che è il cervicocarcinoma. I folati, infatti, secondo studi di un gruppo americano con cui collaboriamo, intervengono e modificano la storia naturale dell'infezione da HPV, che è l'Human Papilloma Virus, che è l'agente eziologico necessario, ma non sufficiente, a scatenare il cancro della cervice uterina. Anche la prevenzione nutrizionale mediante l'assunzione con la dieta e con gli integratori di folati si dimostra importante nel modificare la storia naturale dell'infezione. Significa diminuire il rischio di infezione nelle donne non infette, aumentare la rapidità di eliminazione del virus naturalmente nelle donne già infette, diminuire il rischio dell'integrazione del DNA virale nel DNA genomico della cellula infetta dell'ospite e diminuire la trasformazione neoplastica delle cellule dell'epitelio infetto e diminuire la trasformazione da preneoplastica a neoplasia in situ. Ecco che questa ipotesi è un'ipotesi importante in quanto i folati sono presenti nella dieta, sono presenti in particolare nei vegetali a foglia verde come i broccoli, gli spinaci, la lattuga, sono presenti nella frutta, le arance, i limoni, le fragole, sono presenti nei cereali. La partecipazione allo studio viene proposta a tutte le donne che afferiscono per motivi collegati alla salute riproduttiva ai centri studio, alle donne che accettano di partecipare, dopo firma del consenso informato, viene somministrato un questionario per la rilevazione dei dati generali e quindi dati anagrafici, sociodemografici e dati relativi alle abitudini e agli stili di vita, quali per esempio l'abitudine al fumo di sigarette e il livello di attività fisica. Alle donne viene anche somministrato un food frequency questionnaire validato che ci permette di rilevare i consumi alimentari
alimentari abituali. Tutti questi dati vengono inseriti in dei database, in particolar modo i dati nutrizionali vengono utilizzati per valutare la dieta complessivamente. Attraverso il calcolo del Mediterranean Diet Score riusciamo a classificare ogni donna per l'aderenza alla dieta mediterranea. Questi dati vengono elaborati con software specifici attraverso diversi livelli di indagine. Si va dai più semplici per la caratterizzazione di singoli fattori fino a livelli più complessi per la caratterizzazione multipla dei diversi fattori raccolti nello studio. L'approccio molecolare della ricerca consiste nella valutazione del livello di metilazione del DNA e in particolare nella sequenza Line 1, una sequenza altamente ripetuta nel DNA e per tale motivo utilizzabile come valido marcatore di metilazione genome-wide. Per studiare le modifiche epigenetiche bisogna trattare il DNA dei campioni estratti da sangue intero delle donne reclutate attraverso due passaggi. Il primo passaggio consiste nella conversione del DNA in modo tale che la modifica epigenetica venga convertita in una modifica genetica e successivamente analizzata attraverso la metodica del sequenziamento. Prende il nome di pyrosequencing ed è una metodica high throughput che ci permette una valutazione sia qualitativa, quindi valutare la presenza assenza della metilazione, che quantitativa, valutare la percentuale del livello di metilazione della sequenza analizzata per ogni campione studio. La prima parte di questo progetto terminerà ad ottobre 2015 con la fine del reclutamento delle donne. La squadra di lavoro che collabora in questo progetto è quasi tutta al femminile, è costituita da una decina di giovani, una assegnista di ricerca, una PhD doctor, giovani laureati magistrali e triennali. Con questo progetto, che è appunto già stato finanziato, sarà possibile realizzare una biobanca dei campioni biologici ben caratterizzati dal punto di vista epidemiologico, che ci consentiranno di effettuare nuove ricerche e nuovi passi avanti nella prevenzione dei tumori femminili. Dalle verdure ai cereali per arrivare ai marcatori molecolari e al DNA. Riusciranno i ricercatori di questa puntata a convincerci a migliorare le nostre abitudini alimentari per promuovere la salute e prevenire il cancro? La scienza è dalla loro parte. Seguiteci sull'account Twitter WebTV UniCT #iRicercati e su zamumultimedia.it. Alla prossima puntata!